Ben trovati a tutti telespettatori e telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 29 aprile curate dalla nostra redazione. Enna, avverrà oggi mercoledì l'insediamento di Pietro Lomonaco, il neo commissario straordinario, il terzo dell'ex provincia, dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento il 27 aprile. Il neo commissario sarà al timone dell'ente fino al 31 luglio, salvo ulteriori proroghe, anche se dall'ARSA assicurano che questa volta faranno davvero in fretta, nel senso che immediatamente dopo l'approvazione della legge finanziaria si darà priorità alla legge sul riordino delle province. L'intenzione del governo siciliano pare sia quella di ripresentare la norma bocciata lo scorso 8 aprile. Se così fosse, Lomonaco sarebbe l'ultimo commissario della ex provincia che dovrebbe passare il testimone al nuovo presidente del Libero Consorzio, anche se bollono ancora in pentola i gravi problemi economici che pesano sul bilancio, creando lo stato di disequilibrio causato dalla richiesta del governo centrale di 10 milioni di euro da spalmare in 3 anni. Enna, presentata nel pomeriggio del 27 aprile nel corso della cerimonia di apertura della campagna elettorale tenutasi all'auditorium dell'Università Cuore di Enna, le due liste, Partito Democratico e La Torre, a sostegno del candidato sindaco Mirello Crisafulli. Sono in tutto 60 i candidati al Consiglio Comunale. Nicosia, sono state presentate dai giovani democratici al candidato a sindaco Renato Mancuso delle proposte semplici da realizzare ma importanti per la crescita e lo sviluppo di Nicosia. Durante l'incontro che si è tenuto il venerdì 17 aprile, i giovani democratici hanno ribadito la volontà di collaborare insieme per realizzare durante i prossimi 5 anni i seguenti 18 punti. Borse di studio per gli studenti universitari meritevoli, itinerari turistici, parcheggi rosa, riqualificazione della villa comunale Antonino Burafatto, wifi cittadino, potenziamento e utilizzo della biblioteca comunale, sagre tipiche, creazione di una rotonda nel bivio delle crociate, maggiore manutenzione del verde pubblico, riorganizzazione della raccolta differenziata, tutti informati, autobus notturno festivo e prefestivo, impianti sportivi per attività agonistiche, consiglio comunale dei ragazzi, consulta giovanile e comitati di quartiere. Leonforte, in occasione della celebrazione del 70° anniversario della liberazione d'Italia, si è svolta a Leonforte una particolare manifestazione avente come obiettivo quella di coinvolgere anche i più piccoli, ribadendo l'importanza e la necessità di educare alla pace fin dai primissimi anni di vita. Accompagnato dalla sfilata della banda musicale Vincenzo Bellini, diretta dal maestro Giovanni Leonde, il corteo, dopo il tradizionale raduno davanti al municipio, si è spostato verso la piazza Grillo con il gonfalone municipale di vessilli dei sodalizi e delle associazioni. In seguito alla deposizione della corona di alloro e ad un breve discorso del sindaco Francesco Sinatra, il corteo si è spostato presso la piazza 4 novembre per la deposizione della seconda corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti. Sicuramente suggestivo quest'anno il coinvolgimento dei bambini dell'asilo nido Il Gioco della Vita, che indossavano le tipiche divise del mondo militare. Dopo aver cantato l'inno nazionale, i bimbi, con l'ausilio di genitori ed educatori, hanno recitato una poesia sulla pace e la filastrocca di Bruno Tognolini dal titolo Per fare pace. Leonforte, la Sommatinese si aggiudica il primo trofeo Centro Sicilia, riservato alle squadre di terza categoria vincitrici dei campionati provinciali Agrigentino, Ennese e Nisseno. La prima gara tra gli agrigentini di Fontanelle e gli ennesi della Libertas Cerami ha visto prevalere i primi per 2-1. Nel secondo incontro i ceramesi hanno perso contro i nisseni della Sommatinese per 3-2. Nella finale la Sommatinese ha battuto Fontanelle per 2-1 e si è aggiudicato il primo trofeo Centro Sicilia, che quest'anno si è svolto presso il nuovo comunale di Leonforte. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.